Va bene, qua c'è il bordello che ho fatto, qui c'è un taglio che non c'entra un cazzo, e poi riparte il video di prima, e poi non capisco per quale motivo ci è andato a infilare in mezzo tutto questo pezzo che non c'entra niente, con un altro taglio qua, che forse qua adesso c'è la scritta, infatti qua dovrebbe Cazzo essere, è partito, puttana. infatti qua ci stanno i beep. Solo che Ma vaffanculo, solo che non XFCE di merda. capisco che cazzo è successo, Non c'è. sinceramente. Ma porco. Come vedete, il discorso Ok, io non so cosa sia successo, ma. funzionava, ma addirittura avevo trovato anche una parte con un filtro che non capisco. Ma qui c'è già. Va bene, sto spoilerando pezzi di quello che è successo. È successo che tutto questo pezzo qui, non capisco come, è stato ricopiato da questo, è uguale a questo, questo è uguale a questo, tagliato in mezzo qua. Quindi ora se io in teoria taglio questo, dovrei avere tutto a posto, speriamo. Vediamo. Vabbè, quindi breve video e intanto attendete. Che cazzo devo fare? Che sono un cretino. Sì, infatti il taglio è perfetto. Ma da dove salta fuori sta merda di XFCE? Ora ci siamo. Io bestemmio. Come cazzo è partito, puttana? Ah, qui è saltato addirittura il beep. Certo, perché vabbè, sì, adesso sistemo, dai. Perché? Perché devo fare l'undo del remove. E quindi poi devo attivare tutte queste troiate del cazzo che lo sanno solo loro che cazzo significa e dopo fare X. E allora lui mi sposta anche le altre tracce. Quella con l'audio originale e quella col beep. E ora forse ce l'ho fatta. Comunque Shotcut è una figata. È veramente una figata. Ho attaccato il disco, ho fatto la Come modifica. Perfetto, cazzo è partito, puttana? ora sì che ci siamo. Ora ho tolto quella parte, il video è leggermente più corto e ci rivediamo fra 2 ore quando riuscirò a fare l'upload di sto cazzo di video. Perché quello l'ho sbagliato l'editing da YouTube, perché l'editor di YouTube è una merda cagata e vomitata, e quindi quando ho selezionato la parte, lui invece di tagliare quella parte mi ha conservato solo quella parte, quindi mi ha cancellato tutto il video tranne le bestemmie. Ma vaffanculo YouTube, vaffanculo YouTube.